Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Wizard and Worlds, gioco che uno di voi mi ha consigliato nei commenti. Sono andato a vederlo, costava 9,75€, ma con i saldi Steam l'ho pagato 5€, ecco, mettiamo. Gioco per cui vale la pena, io mi sono guardato proprio una serie di uno youtuber americano, ed è un gioco che potrebbe essere uno di quei giochi che, se fossi io un... diciamo fruitore di un canale come Indie Gameplay Ita, ecco, sarei felice di trovare un gioco del genere. Perché? Perché è un gioco che mixa più generi. Mixa un Heroes of Might and Magic, un Civilization, un gioco di ruolo da tavolo. Sono tantissimi i generi all'interno di questo titolo. Ed è un gioco che vede, è un gioco che contrappone maghi e signori della guerra. Vi faccio vedere, lo guardiamo rapidamente, però non sarà un vero e proprio gameplay, ma ve lo presento perché il gioco è solo in inglese, quindi se vi piace vi impegnate, imparate a usarlo, molto semplice, perché così ho fatto anch'io. Abbiamo la possibilità di scegliere mago o warlord. Il warlord è un livello di difficoltà ultra estremo perché non abbiamo magie. Ricorda anche Age of Wonders, ecco, su tutti Age of Wonders, con meccaniche molto più da gioco di ruolo. Una volta scelto Warlord, Wizard, abbiamo la possibilità, vabbè, qua di scegliere il numero di nemici, la difficoltà e se una mappa custom. Iniziamo. Possiamo scegliere varie impostazioni, il mondo, vedere l'età del mondo, il livello di civilizzazione, quanto è selvaggio il mondo, insomma, il livello di magia, se è rara... non comune, comune, così via, le culture. E le culture qui prende un po' da Crusader Kings, perché ci sono diversi tipi di culture e la mappa di gioco la potremo vedere per province, fazioni e anche culture. Le razze, se sono varie, solo umani, solo esotiche, solo o tutte random. E i vicini, insomma, varie cose, le regole di gioco, quindi quanto spesso ci sono invasioni planari da altri piani, qui molto D&D, la frequenza dei predoni, la potenza dei predoni, se loro scalano col nostro livello, quanto buttano fuori le miniere, recruitment pool, così, informazioni su il personaggio, l'impatto dell'età sul nostro personaggio, la varietà dell'età, le regole varie, le IA, quindi i nemici, i nostri quattro nemici, quanto forti, se sono warlords o maghi. Regole di lore. Qui possiamo addirittura andare a creare dei contenuti stupidi, del tipo spirito, insomma, humor da nerd. Un pacchetto di 52 dungeon unici o le basi della polvere da sparo. E qui i preset. Noi continuiamo. E qua possiamo andare a creare il nostro mago. Il nostro mago può avere tutte queste classi oppure andare a creare noi stessi una... più option, vedete? Un nostro mago lo facciamo umano. E per il resto vedete che cliccando ci diminuiscono i punti rimasti. Quindi io voglio fare un mago umano, sì, perché le altre razze non mi piacciono. Posso fare dell'allineamento buono e anche qui... è un punto gratuito perché non scalano i punti, perché il nostro sono le nostre peculiarità. E possiamo fare, vedete, Master of Puppets ci spiega tutto. Qua spendiamo due punti, praticamente alcuni maghi costruiscono reti di spie, agenti e informatori per aiutarli dando informazioni sui reami circostanti, cosa che non facciamo. Master Trainer, insomma, qua adesso io faccio il tocco di Mida, che mi dà 200 di gold, di entrate di gold a turno, e più 20% di soldi dai patti commerciali. Passage to Underworld, questa è un'altra cosa, praticamente profonda sotto la superficie del mondo c'è un reame. Noi abbiamo la torre del mago che avrà già il passaggio all'Underworld. Un patto oscuro, possiamo scegliere, cioè se voi iniziate il gioco con un allineamento cattivo, come demoni, il gioco sarà totalmente diverso. Channeling, più 5 base mana ci sta, e patto oscuro praticamente potrebbe essere
praticamente voi in gioco potete stipulare dei patti con i demoni che però vi chiederanno in cambio delle cose terribili. No, io vorrei fare qualcosa di summoner, ecco. Ma consigliano anche il necromante. Io faccio summoner e va bene così. Show mastery, i tratti e le mastery. In questo caso vedete che stiamo andando sotto. Che cosa noi padroneggiamo? Quindi magari potrei anche togliermi qualcosa. Passage to Underworld che non mi interessa. Ho 2 punti. Potrei mettermi qualcosa per cui io sono ok, necromancy a livello 2. Perfetto. Va bene, dovremmo aver fatto tutto. Show traits. Must name your wizard. Quindi andiamo a dare il nome al personaggio. Continua. Questo è il nostro mago creato. Il nome è Indy. Probabilmente mi verrà salvato come template. Comunque, qua possiamo scegliere il nostro stemma. Il colore rosso. No, il bradipo, no. Non sapere cosa scegliere. Facciamo questo che mi piace molto. Lo facciamo rosso e il background blu. Così, no, nero. Così. Vabbè, dai, facciamo. Andiamo avanti così. Va bene, ora vi faccio vedere quella che è l'interfaccia di gioco. Praticamente il gioco ha un sistema di tutorial, ma non è così profondo. Infatti, se all'inizio del gioco cliccate su guida, vi si apre la pagina Steam che vi porta alla guida. Praticamente il mago, voi giocate come il mago, lo stregone. Abbiamo il mana, che è la risorsa principale per castare gli incantesimi. Le mastery progrediscono da livello 1 a livello 10, lanciando incantesimi e facendo varie cose, loro salgono di livello. Abbiamo la torre del mago, che è la nostra fonte di potere, e dove i nostri follower tornano dopo aver completato gli assignment. La ricerca ci permette invece di ricercare e sbloccare nuove unità, nuove mastery e nuove spell. Questo è di base. Poi questa è una guida che ci resterà sempre attiva perché è fondamentale. Ci sono le divinità, ci sono 4 divinità, sono generate tutte a caso ogni partita, quindi è un po' anche Dwarf Fortress, oltre che Age of Wonders. Praticamente abbiamo Sifon, Bozug, Badara, pronunciate così. In pratica abbiamo la divinità della primavera, dell'ombra, della fertilità e della vita. È il piano della primavera. Abbiamo la divinità dell'estate, della cura e del sole. Abbiamo dell'autunno, della vengeance, della vendetta, dell'arcieria, della verità e dell'aria. Abbiamo Gob Knight, che è del veleno e dell'inverno. Allineati con Sion ci sono delle sottodivinità, vedete, con Sion ci sono la divinità della bellezza e dell'amore e della cultura, dell'oscurità, della giustizia e della tenacia. E praticamente sotto ogni divinità ci sono delle sottodivinità e qua ce lo potremmo tenere a mente. Qua abbiamo le culture praticamente correntemente i tuoi follower e unità militari arrivano dalla Pitol Humans. È una semicultura autocratica, filosofia dell'equilibrio, allineamento buono, razza umana, tratti, astronomia, druidica, patto con la natura, nomade, vabbè. Lontana, dal tuo reame puoi trovare Odvelian Humans, quindi sono dei barbari, filosofia della guerra neutrali, i troll vampiri, che sono tribali, filosofia di conquista, cattivi, e gli hobgoblins, che sono cattivi, teocratici. Molto cattivi, insomma. Queste sono le info base del gioco. Questa è la nostra torre, dove all'interno poi avremo il nostro. Ho un piccolo esercito con alcune unità all'interno, va bene. Puoi assegnare un generale alla nostra torre, al nostro esercito. Inspect. Qui praticamente abbiamo la possibilità, all'interno qua dell'esercito, abbiamo questi War Dancer. Abbiamo l'Army Leader dove possiamo andare ad assegnare uno di queste persone. Lui ci dice assegna questi. Questi sono i nostri follower. Praticamente sono delle personalità che hanno una loro esperienza, dei loro tratti.
come il consiglio in Crusader Kings, alla fine noi lo selezioniamo e select chart, e praticamente lui è il generale. Hanno anche dei desideri, infatti ci ricorderà il gioco qua sulla destra, e uno magari ha l'ambizione di diventare un consigliere, un diplomatico e così via. Muovere il tuo esercito, left click, se va bene, sì, puoi muovere, ok, va bene, va bene. Praticamente ci sta dicendo che la ricerca, vabbè, ma adesso ve lo faccio vedere. Chiudi tutto, chiudi, chiudi, chiudi. Allora, praticamente noi qua abbiamo l'esercito, che è questo. Dettagli dell'unità, il leader, ci dà più uno al coraggio e più uno al melee skill. Ok, qua abbiamo l'esercito, vedete, noi adesso possiamo cliccare, qua vedete che abbiamo un deposito di sale. Io se clicco qui, vedete, c'è un deposito di sale, qua abbiamo iron ore, qua abbiamo un bosco con terreno fertile. Cliccando sul terreno noi possiamo andare a... andare a costruire, esplorare liberamente, esplorare la provincia e così via. Ma adesso ve lo faccio vedere, vedete che cliccando qua, perché questa linea nera dovrebbe essere tecnicamente il nostro terreno, quindi infatti tutto quello che è fuori scompare tutto. Se io clicco qua all'interno di questa regione, qua abbiamo la possibilità di creare delle farm, delle vigne, delle quarry, un outpost, un santuario e così via. Quindi qua noi possiamo creare anche l'Hunter's Lodge, che mi fa di produzione 10 di cibo, mi costa 400 gold, 40 lumber, e vedete che qua abbiamo il lumber. Ma sulla città, vedete qua abbiamo l'esercito, noi possiamo spostarlo, è quell'esercito di 100 war dancer e basta. Andando sulla città possiamo andare a vedere l'interno. All'interno abbiamo 3 free slot, quindi possiamo andare a cliccare e scegliere che cosa costruire. Quello che noi possiamo costruire dipende tanto dal tipo di slot, quindi ogni slot ci dà, dovrebbe darci delle cose diverse. Infatti vedete qua ci dà le barracks, ci permette di avere un più uno al reclutamento, permette di reclutare truppe migliori e così via. Abbiamo le celle dei prigionieri, e perché possiamo catturare i prigionieri in guerra. La bobina voltaica, che non so cosa serva, cioè ci sono un botto di cose davvero. Ma andiamo con ordine. Questa è l'interno della città dove possiamo costruire. Abbiamo qua in alto la magia, praticamente noi abbiamo come master, abbiamo la necromanzia. Noi più lanciamo incantesimi più ci sale il livello e diventa al massimo di livello 10. Qua vedete che ci dice che a livello 2 abbiamo Gift of Undead, Fresh Meat e gli arcieri scheletrici. A livello 3 abbiamo Necropotence Rise, Battlefield Raise Hero, Ethereal Rack e i Goal. E salendo di livello aumenteremo. Queste ne possiamo avere più di una. Qua abbiamo i progetti. I progetti qua possiamo praticamente andare a sbloccare delle mastery nuove, a ricercare degli spellcraft. Vedete che possiamo andare a studiare spendendo dei soldi. Qua in questo caso possiamo andare a rilevare dove sono dei mana node che possiamo estrarre. Qua possiamo unlock mastery, quindi possiamo andare, tutte quelle mastery che c'erano all'inizio, possiamo andare pagando 1000 gold e 5 di mana e 6 turni, completeremo Pestilence e quindi in quel caso avremo una nuova mastery che potremo utilizzare con i relativi incantesimi, quindi questa è la ricerca. Ricercando la lore praticamente, non ho capito effettivamente a cosa mi serve, ma dovrebbe sbloccarmi altre cose, tipo Eldritch Lore, noi spendiamo un botto di soldi, 6 turni, e andiamo a sbloccare delle conoscenze che potrebbero aiutarci in avventura. Questa è la parte dei progetti. Lo spellbook, queste sono, vedete, ci sono gli incantesimi che abbiamo visto a necromanzia livello 2, a cui noi siamo ora, e sono gli incantesimi. Gli incantesimi noi alcuni li possiamo lanciare sempre, alcuni solo in battaglia e alcuni solo in mappa. In mappa sono molto utili per appunto svelare parti di mappa, danneggiare creature che stanno arrivando verso di noi, eccetera. Abbiamo gli spell attivi e gli effetti attivi che non ci sono, multicast, questo devo ancora capire che cosa sia, e queste sono le lore che noi conosciamo, quindi la conoscenza che abbiamo delle lore che potevamo ricercare prima. Qua abbiamo Military sono praticamente la possibilità di vedere, adesso io qua non ho ancora capito, custom units, no, qua abbiamo gli skeleton archer, qua abbiamo recruit, possiamo reclutarli. Praticamente il reclutare
le creature ci costa un tot di mana, perché noi abbiamo 900, no, abbiamo 25 di mana. Voglio andare a vedere se io reclutando questi vanno nel pending, quindi loro ci vogliono tot turni per portarli avanti. Infatti abbiamo speso tutto il mana che abbiamo per reclutare quelle due creature. Ora io non ho confermato, non credo di aver confermato il turno, quindi riseleziono, vorrei rimandare indietro il mio esercitino, non posso, no? No, non me lo manda più indietro. Annulla, 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 annulla. Ok, no, me lo muove dopo, lo faremo tornare là. Altra cosa, abbiamo i followers, che è quello che vi dicevo prima. I followers, questo è a capo dell'esercito, loro hanno dei tratti e hanno... Vabbè, qua possiamo... È all'attore, ok, no, possiamo assumerne di nuovi. Quindi hire new follower e possiamo scegliere di assumerne di nuovi. Ma aumenteranno nel corso dell'avventura e sono come quei consiglieri che vi dicevo in Crusader Kings. Voi potete andare ad assegnare un task a queste persone in base a quello che hanno come abilità. E anche i task che potete assegnare aumenteranno nel corso dell'avventura. Noi possiamo mandarlo come emissario, cercare nella provincia, esplorare liberamente e così. Nella mappa, tecnicamente, non so ancora bene come fare, però qua vedete che, eccolo qua, vedete le province, i bordi, che adesso vediamo, i sites, e non conosciamo niente, perché qua poi sulla mappa compariranno dungeon, in cui noi potremo mettere insieme delle truppe, potete fare anche i party con i vostri tizi qui, e andare a esplorarli, ci vorranno 8 turni per esplorarli. Il combattimento è sullo stile passivo, nel senso che vedete le unità, scegliete se metterle ai fianchi o davanti o dietro e poi combattete, ma è tutto generato in uno scontro tra numeri. Show territory, ok, questo è il nostro. Allora, praticamente noi abbiamo la provincia sotto di Witch Watch, quindi noi praticamente possiamo andare a prendere questo tizio, che è anche abbastanza adulto, perché in base alla razza l'età vi dice se è vecchio o giovane per l'età. E qui è, e vedete che hanno tutti la stessa, tranne questo che hanno una religione diversa. Questo è divinità grande, sì, ma sono tutti su divinità grandi, insomma. Posso mandare questo assign task explore the province, search province. Posso mandarlo a esplorare liberamente. Dai. L'esplorazione libera, voi non lo vedete in mappa, ma lui agirà. Infatti tante volte magari avete il mare e vedete che lui è il mare che si, diciamo che compare dalla nebbia di guerra, ma non li vedete fisicamente, lavorano passivamente. Questo ci dice che idle char worker, ok, praticamente. Qua ci sono, ecco, altra cosa, infatti stavamo arrivandoci. Qua abbiamo la Diplomatic Overview, i maghi che abbiamo scoperto, i warlords che abbiamo scoperto, le organizzazioni che abbiamo scoperto, i regni indipendenti che abbiamo scoperto, le altre fazioni e le fazioni degli altri piani. Abbiamo l'economia, che ci consente di andare ad acquistare o vendere le merci al mercato della città, ma al tempo stesso possiamo scegliere se noi, per dire, qua mettessimo una piantagione, piuttosto che avessimo degli alberi mettessimo una segheria, cioè insomma un taglialegna, noi potremmo dirgli no stockpile o sì stockpile. Nello stockpile noi gli diciamo tienine fino a un tot e vedremo l'entrata qua sulla sinistra. Nel caso in cui noi non mettessimo stockpile, lo venderebbe direttamente al mercato, e alcune merci non possono essere vendute così, ma hanno bisogno all'interno della città della costruzione del bazar piuttosto che di altri edifici. Quindi questo è a grandi linee quello che è quella cosa lì. Abbiamo l'enciclopedia che ci spiega praticamente tutto sul mondo, tutto quello che abbiamo scoperto al momento, tutto quello che è nel mondo, ma poi tante cose magari ce le segna, ma dovremo scoprirle manualmente. Non mi ricordo più dove... Idle Worker. Abbiamo assegnato laboratori alla nostra città. Allora, praticamente, fatemi vedere. Follower? No. Diplomacy? No. C'erano gli uffici che però
sono riuscito a vedere. Perché non mi ricordo come si fa. Allora, Wizard Tower, Province Info. Vedete, potete dare l'incarico a qualcuno di esplorare questa provincia. No, Beach Watch, no, anche qua, niente. Allora, ok, è qua. Condizioni di vittoria, distruggi tutti. Quest che abbiamo, quelle che abbiamo. Come mago avrei bisogno di avviare una ricerca arcana per guadagnare, ok, completa due ricerche, ok. Wizard, questo sono io. Gli uffici, questi sono gli uffici. Gli uffici sono Bodyguard, Wizard Apprentice, un apprendista stregone e un advisor. Potete scegliere quali tra questi dare, a quali tra questi dare il compito. Lui desidera ardentemente fare questo lavoro, quindi glielo faccio fare. Vediamo se abbiamo altri uffici. Wizard Apprentice, no, non c'è nessuno. E Bodyguard, non c'è nessuno. Vabbè, intanto in questo caso passiamo il turno. Hai acquisito i following resources, Lumberfood. Sì, mi dice, vuoi mettere... Ma no, ma tu butta tutto in... mi dice che ho preso Lumber. Quindi, dove è il Lumber? Lumber qui. Stockpile, sì. Il food stockpile all. Perfetto, sì, va bene, va bene. Dai, abbiamo già deciso, vai avanti. Il tuo follower, Dwin... Ask dice ok, ti chiede dei compiti, Dwin. Esplora questa provincia qua. Perfetto, vedete che l'ha esplorata adesso. Ha cambiato turno, siamo al turno 2, abbiamo esplorato questo. Abbiamo scoperto che qui c'è un giacimento di silver, ovviamente non è nostro, quindi dobbiamo andare avanti. Intanto abbiamo guadagnato altro mana, quindi magari tra un po' potremo anche passare... vedere cosa abbiamo come guarnigione qui in città. Military pending, ok, no, stiamo perché poi possiamo aggiungerli anche alla guarnigione. Ok, abbiamo esplorato ulteriormente, stiamo scoprendo nuove province. Non è un gioco assolutamente per tutti, questo ve lo dico, ve ne sarete già accorti e tanti saranno già scappati via dal video. Questa è la Monster Lair, quindi praticamente una tana di mostri. Ok, ci potremmo mandare l'esercito. Esploriamo ancora. Ok, vedete che adesso abbiamo trovato. Non abbiamo trovato ancora città, credo. Ma abbiamo le unità qui. Di vabbè, intanto io rimuovo di qua. Scusate, questo. Move. Ok. E poi transfer split, li mandiamo tutti nel... Ok, l'esercito sta crescendo ora, abbiamo un esercito solo, ma noi continuiamo perché in città stiamo ancora producendo unità, credo. Pending, no, le abbiamo prodotte tutte, quindi abbiamo accumulato anche un altro po' di mana, quindi magari possiamo andare a reclutare degli zombies. No replenishment. Ah sì, perché quando vi si danneggiano le unità, perdete delle unità, riposando si rigenerano, gli zombie no. Perfetto, aspettiamo anche gli zombie, intanto andiamo avanti. Intanto qua vedete che c'è un riassunto di tutto, nuova unità, sì, ci sta dicendo che... sì, avanti. Vedete che intanto esplorano, abbiamo trovato anche un sito misterioso. Non credo abbiamo ancora... Vediamo se... Inspect zombies. Sì, abbiamo tutto quello che ci serve, perché non abbiamo più niente di pending, quindi noi possiamo andare a muovere il nostro esercito verso magari questo luogo qua. Vedete che si muove. Io adesso mando veloce perché... E ovviamente in base a dove passiamo ci muoviamo di uno o due turni. Allora, in pratica questo qui mi chiede... No, possiamo dargli... Poi aumenteranno queste cose. Ispezioniamo questa regione qui, Auburn, che esplora questa. Intanto l'esercito sta andando lì. E adesso ci andiamo.
Cosa può fare l'esercito qui? Possiamo, vedete adesso, questi sono i comandi che ci sono con l'esercito, che sono cambiati da quelli che abbiamo normalmente cliccando sulle regioni o così. Praticamente qua abbiamo la possibilità di dormire, finire il turno, esplorare la provincia classica, oppure combattere o pattugliare. Io faccio battle. Stai combattendo contro gente che non è allineata. Army of Tower, defend, sì. Autosol, no. Praticamente abbiamo questa battaglia qui. Ed è cambiato tantissimo perché all'inizio le battaglie erano diverse. Quindi io qui non la so fare, quindi sono in pochi loro. Quindi end deployment. E turno 1. Vediamo cosa fare, sì. Ah, ma pensa te. Dobbiamo muoverle noi. Non era così prima, eh. Non era così perché si combatteva in modo del tutto automatico. Quindi questa è una figata che non sapevo, perché io ho visto tanto il video del tizio. Questi qui sono aceri, no? Sì, quindi praticamente loro attaccheranno e resteranno anche indietro. Quindi gli zombie vanno avanti per primi. Adesso combattono. Voi vi muovete qui e attaccate di là. No, andate avanti. Ok, questi sono andati. Gli zombie passano di qua. E voi andate zombie qui. Archer. E gli archer devono andare via. Qui. Questi vanno qua. Ok, end battle. Abbiamo battuto i mostri. Inspect. Praticamente abbiamo... Ma siamo andati anche abbastanza bene. Erano dei grifoni. Non abbiamo ispezionato niente, quindi... Allora, seleziona quali unità, se ce ne sono, far nascere dai nemici caduti. Non so cosa stia facendo. Praticamente abbiamo... non avevo letto bene le impostazioni, però insomma vedete che abbiamo... fatto risorgere questi nemici. Quindi ora qua, questa che zona è? Questa è la zona build outpost. Quindi possiamo, vedete, possiamo aggiungere un supervisore, laboratori, vari, 300 gold, 50 lumber, possiamo costruire. Ah, mi servono laboratori. Quindi sì, devo approfondire, Però penso possiate apprezzare il fatto che sia un gioco molto profondo. Human worker. Abbiamo dei laboratori. Questi sono altri laboratori che abbiamo, che non hanno niente a che fare con gli altri. Ok, abbiamo costruito. Abbiamo iniziato. La provincia non ha capitale. E quindi il primo outpost sarà aggiornato, upgradato a fortezza o città. Ok, quindi qui... Non so perché mi dà ancora il combattimento. Io do... compiti di... Ok, praticamente adesso i nostri bordi sono aumentati, più o meno è diventato anche questo un altro regno nostro, e qua c'è un villaggio, quindi un villaggio che noi possiamo andare a vedere. Move. Inspect. Abbiamo controllato dagli Skulan Tribe. Non hanno mount. Vedete qua, potete aprire la diplomazia o mandare un emissario. Noi stiamo attaccando e potrebbe sembrare un wargame, ma un wargame non è. È un gioco di ruolo strategico, perché noi possiamo aprire la diplomazia e andare a parlare con loro, perché poi tutte le persone, le personalità che incontriamo ci compariranno qui, o possiamo mandare un emissario e quindi iniziare un rapporto diplomatico. È un gioco d'altri tempi, senz'altro. È un gioco
100 volte più profondo probabilmente di tanti strategici fantasy. Non riesco a pronunciare strategici oggi, non lo so. E, che ci fa viaggiare, se vogliamo, con la fantasia, ma che ci permette, appunto, ci mette davanti mille numeri tra cui dobbiamo sapere leggere tra le righe. Infatti, qua vediamo che c'è questo, questa città qui. Ma qui, cos'è questa? È un'altra Monster Lane. Forse è stata la mega capitale, magari non salta all'occhio così tanto. Noi conquistiamo questo, questi ci aprono in due. Quindi bisogna un attimino saper leggere. Sappiamo che qui abbiamo un villaggio. Adesso io sto facendo inspect, ma della cosa sbagliata, perché dovrei ispezionare il villaggio. Possiamo mandare un emissario. E l'emissario potrebbe essere questo. Select Charter. Il tuo emissario è stato accettato. Ok, quindi noi sappiamo che qui c'è la cultura dei Pitoli Human. Il leader è Rihanna. È un prete. E vedete che adesso andrà a parlarci. Vediamo se succede qualcosa. Ho incontrato Lunar Cegis Celestiali. Ne passiamo il turno. Vediamo se possiamo passare più turni. Sì, vabbè. Fammi vedere nella diplomazia. Abbiamo i celestiali. Con i celestiali possiamo patto di non aggressione e dichiarare guerra. Io gli chiedo un patto di non aggressione. Non siamo interessati. Niente. Anche questi. Questo è un altro mago, appunto. Questo è... Ok, dice che non prenderanno, vabbè. Queste sono altre tribù, cioè dovete fare anche molta attenzione. Vedete che poi le cose di diplomazia sono ampissime, ma dovete cercare di capire una volta padroneggiato il gioco, e ci sono tanti video online, non in italiano ovviamente, che lo spiegano, come funziona, perché il leader di uno non è il leader dell'altro, magari la fazione è nello stesso territorio con un altro leader, ma non vanno d'accordo, quindi potete approfittarne. Insomma, ci sono tante cose da leggere. Credo che questo sia un gioco assolutamente a rivelazione e ringrazio chi me lo ha consigliato. È un gioco non per tutti, ma è un gioco che, per quanto la grafica sia antiquatissima, un gioco già in giro da qualche anno, 3 anni almeno, ma è sviluppato credo da una sola persona, è di una profondità veramente disarmante. Fatemi sapere che cosa ne pensate, il prezzo è assolutamente onesto. Attendo il parere qua sotto di chi ha avuto il coraggio di arrivare fino alla fine di questo video. Io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.